Da domani a fine gennaio il 70% dei marchigiani sarà coinvolto nello screening di massa al via nei capoluoghi di provincia con i primi 300.000 tamponi nasofaringei che verranno eseguiti in modalità drive nelle aree messe a disposizione dai vari comuni. I test sono gratuiti e su base volontaria. Il presidente delle Marche Francesco Acquaroli questa mattina ha lanciato un appello ai cittadini affinché partecipino a questa operazione definita indispensabile per tracciare i contagi e anticipare il virus, limitando così la terza ondata che sarà, ha detto, inevitabile. Il fatto che chi si sottopone al tampone antigenico rapido risulta negativo non significa che ha una patente per fare quello che vuole, assolutamente non deve essere confuso con una patente di libertà, perché innanzitutto il virus potrebbe essere in corpo e non manifestarsi, oppure si potrebbe una persona contagiare subito dopo. Dobbiamo essere attenti, questa è un'iniziativa fatta per trovare i positivi asintomatici e per isolarli e tracciarli. Mettiamo in campo tutte le energie per cercare di superare la fase invernale e riproiettarci a una fase primaverile estiva che magari ci fa respirare un po' col vaccino, un po' con l'aumento delle temperature, col vivere meno su ambienti chiusi che dovrebbe portare alcuni benefici. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha poi spiegato le modalità. I cittadini dovranno disporsi in fila per accedere alla postazione, dovranno rilasciare un'autodichiarazione nella quale si attesta di non essere positivi al virus e di non averne i sintomi. Se poi il risultato del test sarà positivo, ci dovrà essere la verifica con un altro tampone molecolare e l'esito si avrà in 15 minuti. Il costo complessivo dell'operazione è di circa 2.600.000 euro. Siamo assolutamente ottimisti sull'esito dell'operazione, che ha un'organizzazione complessa che potrà essere utilizzata anche per la somministrazione dei vaccini da Covid. Stiamo parlando di circa 1.000 persone su tutta la regione che interverranno tra volontari e personale dell'ASU e quindi saremo in grado di somministrare questi test rapidi antigenici che, lo voglio sottolineare, hanno una validità superiore al 90%, sono test finlandesi di ottima fattura e naturalmente protetti e garantiti dalle norme sanitarie dell'Unione Europea. Abbiamo acquistato 2.200.000 tamponi e sapremo sostanzialmente tre elementi: la diffusione del virus nella nostra regione, se c'è una concentrazione in alcune aree e soprattutto le persone che potranno risultare positive saranno responsabilizzate nel non trasmettere con i suoi comportamenti il virus ai genitori, ai nonni o nell'ambiente di lavoro. Ci sarà un'assunzione di responsabilità diretta da parte dei cittadini.